La piccola casa della Divina Provvidenza, conosciuta tutto il mondo come il Cottolengo. Fu fondata a Torino nel 1832 dall'uomo della Provvidenza Santo Giuseppe Benedetto Cottolengo. La personificazione della vera carità cristiana in Giuseppe Cottolengo si è concretizzata nella straordinaria opera a favore di una moltitudine di diversamente abili, persone con problemi comportamentali o fisici, individui con serie difficoltà di autonomia, anziani, abbandonati e poveri. Le congregazioni di religiosi cottolenghini, sacerdoti, fratelli e sore, dedicano tutto il loro tempo, energia ed impegno per la cura di questi fratelli sfortunati. Molti laici motivati aderiscono a loro in questo grande sforzo umanitario costante. La piccola casa della Divina Provvidenza è presente in India dal 1977 con due realtà gestite dai fratelli cottolenghini, entrambe nello stato del Kerala, con un seminario di sacerdoti cottolenghini e con una dozzina di istituti di sore cottolenghine. La missione cottolenghina si svolge in India in silenzio e per dare una voce e un voluto alla nostra opera abbiamo pensato ad aprire 4 mesi fa una pagina di YouTube nella media sociale. In poco tempo è da constatare che il risultato è sorprendente. Vi racconto un esempio. Abbiamo 40 ospiti e molti sono orfani. Alcuni sono venuti da altri stati. La polizia di solito cattura gli stranieri, vagabondi e li porta al Palluriti Settlement Rehabilitation Center del Kochi Corporation, da dove persone giovani e diversamente abili vengono affidate alle nostre cure nella piccola casa della Divina Provvidenza. Ramraj, giovane, mentalmente e fisicamente handicappato, in qualche modo ha raggiunto Kochi una decina di anni fa. Fu prelevato dalla strada e accompagnato alla settlement di Palluriti. E ben presto raggiunse la piccola casa. Dalle poche parole Tamil che risuscitò a pronunciare abbiamo dedotto la sua origine tamil, ma non abbiamo avuto alcun indizio per scoprire i suoi parenti o il suo luogo natale. Come entusiasta di tutte le nostre imprese, Ramraj è sempre un attore principale di tutte le nostre attività. Naturalmente e ovunque nei nostri riprese di YouTube. La settimana scorsa abbiamo avuto un famoso cuoco, Unni George, per esibire la sua arte culinaria a beneficio dei nostri ospiti. Nell'occasione Ramraj ha fatto un breve filmato con Unni e ha espresso il suo desiderio di incontrare il famoso attore cinematografico di Tamil, Vijay. Il fan club di Vijay ha fatto girare il pezzo in tutto il paese e parenti di Ramraj lo hanno identificato subito. Abbiamo ricevuto una telefonata, seguito una videochiamata dai membri della sua famiglia. Sua madre e 3 fratelli vivono a Chidambaram che lo hanno identificato. Ramraj riconobbe anche i suoi stretti parenti. È un evento raro e fantastico e siamo tutti sopraffatti dalla gioia e dal piacere grazie a YouTube. I suoi 2 fratelli maggiori hanno raggiunto la piccola casa sabato il 27 novembre 2021. Siamo riusciti ad accelerare tutte le formalità per facilitare il ritorno di Ramraj al suo luogo natale.
Già il giorno dopo è stato il momento della partenza, che è stato un attimo di commozione per Ramraj e per tutti noi. Il nostro superiore, fratel Binoy Peter, lo ha accompagnato al suo villaggio a Chidambaram. Siamo stati travolti dalla gioia e dalla soddisfazione di riportare il nostro amato Ramraj dalla sua famiglia a Chidambaram. Lunedì, il 29 novembre 2021, dopo un lungo viaggio, abbiamo raggiunto il villaggio Nedunceri del distretto di Kadalur verso il mezzogiorno. A parte la sua anziana madre e la nonna molto anziana, sono stati molti, quasi l'intero villaggio, ad accogliere a casa il loro fratello Ramraj. È stata un'esperienza commovente ed emozionante ad assistere alla riunione della famiglia. Ramraj, che riabbraccia sua madre e i suoi fratelli. Ringraziamo il Signore per il miracolo operato nel ritrovo del figlio perduto. Devo gracias.